Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento del giovedì sera con l'associazione tradizionale Pietas. Con me, come sempre, c'è Giuseppe Barbera, presidente dell'associazione, pontefice massimo della comunità gentile di Pietas. Buonasera, Giuseppe. Buonasera Leonardo, buonasera a tutti. Quella di questa sera è una puntata speciale in continuità con quella di giovedì scorso. Nel mezzo, segnatamente nella giornata di ieri, come il nostro pubblico sa bene, c'è stata una giornata particolare, cioè il Natale di Roma. Per cui noi avevamo dedicato la puntata di giovedì scorso alla Dea Roma e ai numi tutelari di Roma. E oggi completeremo questo cerchio concentrandoci invece sul mito della fondazione della città. Con Giuseppe ne analizzeremo gli aspetti del mito, ma anche della mitistoria, e non senza, diciamo, concentrarci anche su aderenze archeologiche che poi nel tempo sono venute fuori. Quindi sarà una puntata che aprirà una conversazione da più punti di vista. Come sempre, la struttura sarà in tre parti. Io inizierò intervistando Giuseppe e nel frattempo noi raccoglieremo quelle che saranno, mi auguro, numerose, le vostre domande, i vostri interventi, le vostre curiosità e andremo a rispondere. In ultimo, per chiudere il cerchio, come sempre, Giuseppe ci fornirà a fine puntata qualche consiglio per la lettura. Quindi io vi chiedo di rimanere sintonizzati sia qui sulla pagina Facebook che sul canale Maestro su YouTube, perché come sempre cercheremo di dar vita a una conversazione con voi e a una puntata il più partecipata possibile e che possa fornire elementi utili e spunti di riflessione proprio in una giornata così particolare. Però ecco, io prima di cedere la parola a Giuseppe ed entrare proprio nel merito dell'argomento di questa sera, che ripeto, il mito della fondazione di Roma nei suoi aspetti del mito, ma anche del significato di tantissimi simboli che questo racconto ci offre, con Giuseppe poi andremo a naturalmente sviscerarli uno per uno. Io, Giuseppe, ti farei una domanda introduttiva, prima di entrare nel merito, legata proprio alla giornata di ieri, per la quale Pietas ha celebrato un rito a Roma. Io vorrei che ci dicessi qualcosa di più. Sì, la comunità si è incontrata in Piazza del Popolo qui a Roma, dove si è svolto regolarmente, diciamo, un rito di offerte ai numi romani per celebrare il Natale di Roma, su un piano religioso. Il rito è andato benissimo, la comunità è stata bene, chiaramente a causa delle restrizioni e della pandemia. E a causa del fatto che poi fondamentalmente il 21 quest'anno è caduto di un mercoledì lavorativo, tante persone da fuori non sono potute venire, anche se devo dire, è stato piacevole accogliere la delegazione del Triveneto, dal Tempio di Minerva Medica, che è scesa fino a Roma e ha partecipato con noi a questo meraviglioso rito. C'è stata tanta gente curiosa che è venuta ad assistere, insomma la comunità sta crescendo, i risultati sono positivi, ne siamo tutti fieri e soddisfatti. Poi devo veramente ringraziare anche le forze dell'ordine che sono state presenti, estremamente educate e rispettose, hanno fatto sì che noi praticanti potessimo sentirci sicuri e che il rito si potesse svolgere nel degno rispetto che merita un rito. Quindi devo dire che anche il rapporto con le istituzioni è un rapporto molto felice da parte nostra e che ha una grande soddisfazione. Quindi non possiamo che augurarci che continui così, che vada sempre meglio la crescita di questa bellissima comunità gentile che finalmente dopo migliaia di anni consente di tornare a onorare pubblicamente le divinità classiche.
Grazie Giuseppe, perché anche questo racconto ci dà il metro della crescita di Pietas che non avviene solo online, anche se devo dire che le nostre conversazioni sono sempre seguite e partecipate. Io voglio cogliere questa occasione anche per ringraziare il nostro pubblico che fedelmente ogni giovedì partecipa ai nostri incontri, ci ascolta, rilancia a sua volta con quesiti e domande, quindi forse non abbiamo detto troppe volte, ma diciamo il grazie per la vostra attenzione e partecipazione c'è sempre, davvero con il massimo slancio. Ciò detto, io Giuseppe, se sei d'accordo, entrerei nel merito della puntata di questa sera. Giovedì scorso, come accennavo prima, abbiamo posto alcune premesse, alcune basi, abbiamo fatto un discorso legato alla Dea Roma e ai numi di Roma, tra l'altro un discorso che ha affrontato sia la parte particolare ma anche quella generale. Tu ci hai dato alcune chiavi, cosa si deve intendere quando si parla di nume, che poi sono tutte preziosi, preziose e utili per alla fine entrare con gli strumenti migliori all'interno delle conversazioni che cerchiamo di strutturare ogni settimana. Questa volta invece, come detto, è il mito della fondazione di Roma anche nei suoi aspetti simbolici a essere al centro della nostra chiacchierata. Quindi io ti chiedo subito di condurci in questo racconto che poi vedremo di sviluppare nel corso della puntata. A te. Grazie, un po' conosciamo tutti il mito, però insomma rinfrescarlo fa sempre bene, come dicevano i maestri a scuola Repetita Iuvant. Il mito della fondazione di Roma vuole che ci sia stata insomma la fuga dei troiani guidati da Enea dopo la distruzione della città, poi i troiani trovano dei luoghi dove andare. I pochi esuli sopravvissuti a fondare una loro comunità che vive insomma di attività agricole, di allevamento, di pesca. E poi accade che Enea, questo principe che ha guidato con la fuga di questa comunità e l'ha portata, diciamo così, in un piccolo luogo che è una sorta di isola felice per loro, lontani dalla guerra e da tutte le disgrazie che ne conseguono, viene poi contattato da Apollo tramite un personaggio che passa con una zattera, si ferma da Enea e gli chiede insomma che cosa stia accadendo. Scusate che purtroppo non avevo tolto l'audio al telefono. E quindi accade che poi Enea va a visitare l'oracolo di Delo, di Apollo, il quale gli comunica che per lui c'è la possibilità di fondare una nuova città, di ricongiungersi con le sue origini, al di là del mare dove esiste Speria, questa terra dalla quale provenivano in origine i troiani. E per cui lui ritorna poi presso la sua comunità, parla col padre, parla con gli altri esuli. E dice: guardate, io ho ricevuto da Apollo il compito di fondare questa città, di ritornare nella terra delle origini dove potremo stare bene e vivere lontani da tutte quelle che sono le difficoltà di questi luoghi. E non è obbligato nessuno a venire, perché poi alla fine dei conti qui si vive bene, però chi se la sente può partire con me. Quindi propone questa libera scelta di adesione a questo percorso di riscoperta delle proprie origini, e molti partono con lui. Poi, diciamo, c'è il padre che comincia a dare delle informazioni: ma guarda, forse è Creta questa terra di origine, però a Creta trovano la pestilenza e dice: non è possibile che gli dèi ci abbiano dato come luogo un'isola appestata. E per cui poi ripartono e alla fine un po' sappiamo tutti quello che è stato il viaggio di Enea, passa da Cartagine, di Dorne, si arriva poi nel Lazio e quindi poi l'incontro con Latino, lo scontro con Turno per sposare la figlia di Latino, Lavinia, che insomma c'erano stati dei segni e degli oracoli che avevano detto che avrebbe dovuto sposare il principe straniero in arrivo, e quindi poi
accade che finalmente turno, purtroppo, diciamo, in una condizione di tragedia dove non la si voleva questa guerra, però diventa necessaria perché, insomma, arrivano dei nuovi abitanti, turno che viveva nell'attuale zona di Ardea, insomma, con i rutuli, si mettono in guerra e alla fine dei conti lui sposa questa principessa, poi suo figlio Ascanio fonderà la città di Alba Longa e da lì si arriverà ad Amulio e Numitore, questi due fratelli, dei quali uno scaccia l'altro dal trono e poi c'è Rea Silvia, questa figlia del re legittimo che viene messa a fare la vestale in maniera tale che non possa dare un erede che possa scacciare l'usurpatore dal trono. Però questa vestale un giorno arriva della pioggia, si nasconde in una grotta per non bagnarsi, accende un fuoco per scaldarsi e accendendo il fuoco compare il dio Marte. Compare il dio Marte che la fa sua e rimane quindi incinta di Romolo e Remo. Quando torna a casa, chiaramente subito ha violato la castità, la vestale, e quindi già all'epoca c'erano delle condanne per le vestali che violavano la castità. Lei dice: "No, ma è stato un dio, lo giuro, lo assicuro", e tutti dicono: "Ah, se è stato un dio, allora avrà dei gemelli, perché quando è un dio nascono dei gemelli". E nacquero poi i gemelli, però appunto erano scomodi perché erano non solo figli, eredi legittimi, oltretutto. Venivano da una divinità, quindi vengono fatti mettere in una cesta e posati tra le acque del Tevere perché muoiono, però fortunatamente i bambini vengono condotti dal Tevere presso quella zona che oggi chiamiamo Lupercale, che era ai piedi del Palatino, e lì una lupa li trova. La lupa aveva queste mammelle piene di latte. E quindi per esigenza che doveva svuotare, vede i bimbi, si avvicina, li fa allattare, si dice che arriva il dio Picchio in forma di pico, mentre stanno sotto un fico, il Picchio picchietta un fico affinché il succo del fico possa cadere sui bimbi e nutrirli. E quindi poi che cosa accade? Che successivamente passa un pastore. Fausto lo vede questi bimbi e i pastori vengono allevati da lui, da Calarenzia, e quindi i bimbi poi crescono, crescono e arrivano a un punto nel quale si riconoscono poi da adulti, vengono riconosciuti come i figli della Vestale che erano stati abbandonati, quindi i legittimi eredi di Alba Longa, corrispondono ai tempi di quando erano stati trovati e quant'altro, e quindi loro poi riescono a liberare il nonno che era stato ingiustamente imprigionato, oltre che detronizzato, scacciano l'usurpatore e il nonno ritorna sul trono. Quindi ricevono la legittimità di fondare una città. Vengono inviati a studiare l'augurato, perché nel mondo antico per fondare una città servivano delle competenze sacerdotali. E studiato presso gli auri etruschi, una volta che i ragazzi erano pronti, decidono di fondare questa città il giorno 21 aprile. E si fa una gara però per decidere quale deve essere il nome, se Roma. L'altro non lo ricordo, quale sarebbe dovuto essere Romolo, non mi ricordo, perché Romolo si dice la volesse chiamare Roma in onore del fratello, il fratello la voleva chiamare in un altro modo, in onore di Romolo, però succede che c'è una diatriba sull'auspicio. Romolo vede 12 uccelli, Remo ne vede 6, ma Remo li vede prima e Romolo li vede dopo. E in questa prima diatriba, praticamente, l'auspicio, diciamo, la gara chi la vinceva, chi vedeva più uccelli.
o meglio chi otteneva l'auspicio migliore. Ora, generalmente l'auspicio è buono quando arriva subito, ma è altrettanto buono se il numero degli uccelli è ampio, quindi entrambi avevano avuto degli auspici buoni. Io ho scritto un articolo proprio su questo tema della diatriba dell'auspicio per la rivista Politica Romana, sempre Spiritus Rome, nel quale facciamo un'analisi di questa visione, cioè Romolo vede 12 uccelli, quindi significa una grandezza maggiore se fonda lui la città. Remo ne vede 6, ma prima, quindi significa una grandezza minore, ma che arriva prima. E quindi lì, giustamente, l'auspicio migliore allora alla fine è quello di Romolo. E per cui poi si procede alla fondazione della città. Romolo fa i dovuti riti sul Palatino che sceglie come sede della città, viene tracciato un pomerio di forma quadrata, poi viene tracciato il solco delle mura di forma rotonda e Romolo dice la fatidica frase: muoia chiunque oltrepassi il violo di queste mura, che era una frase rituale per sancire la sacralità e l'inviolabilità delle mura. Accade che Remo le scavalca. Poi le fonti sono discordi, qualcuno dice che Romolo l'ha ucciso, qualcuno dice che il capitano di Romolo ha avviato uno scontro contro la fazione di Remo per questa violazione dell'atto sacrale e che durante questo scontro Remo è morto. Allora qui poi chiaramente noi dobbiamo trascendere dal mito in sé perché il mito è un racconto allegorico, allegorico di qualcosa, allegorico di significati. Significati che poi laddove c'è il mito non solo si vuole preservare la memoria, c'è stata fondata la città, c'è stata una legittimità che veniva dalla città latina di Alba Longa, c'è stata una formazione augurale del primo re e quant'altro, però poi sulla memoria storica gli antichi costruivano sempre un mito per trasmettere dei significati spirituali. E quindi in questo caso quale può essere il significato spirituale di un omicidio? Certamente saremmo tutti concordi nel dire, ma un omicidio non è un significato alto sul piano spirituale. Assume un valore spirituale se noi lo acquisiamo come allegoria e quindi comprendiamo che l'uccisione di Remo rappresenta l'uccisione simbolica di ciò che viola il sacro. Quindi cosa intendiamo? Lì Romolo traccia il solco. Remo dice, ma come questo? Questo qui non è un solco, un muro sacro, e lo scavalca come per prendersi beffa del fratello. Però ecco, in quel momento lui commette un'impietà. Quindi ciò che cosa significa? Noi dentro la nostra personalità abbiamo sempre un dialogo interiore e a volte degli scontri interiori. E dobbiamo far sì, se vogliamo essere delle persone pie, che fondano in se stesse una Roma quadrata, dobbiamo far sì che il nostro aspetto romuleo abbatti l'aspetto remio, che è quello che mette in discussione il sacro. Se non facciamo questo, non potremo diventare sovrani della Roma quadrata. Che cosa significa? La Roma che viene fondata con quadrato e cerchio, rappresenta la quadratura del cerchio, quindi la messa in ordine dell'essere umano, secondo le tradizioni antiche. Se facciamo riferimento, ad esempio, al pitagorismo, nel pitagorismo la quadratura del cerchio era il più grande obiettivo del matematico iniziato nella scuola pitagorica. E gli elementi interiori dell'essere umano, il fisico, l'anima, l'intelligenza e lo spirito, messi in ordine, consentono di avere un equilibrio interiore, quindi dentro se stesso l'uomo, diciamo, fonda questa sorta di città sacra. Ma appunto per arrivare a questa fondazione bisogna affrontare delle prove interiori. Dei dialoghi anche interiori di una certa importanza e abbattere gli elementi negativi che mettono in discussione il sacro. Ovviamente, poi bisogna fare attenzione a non scadere nella superstizione, perché mettere in discussione il sacro non significa, ma quindi io devo credere nel dogma che Romolo è figlio della Vergine Rea Silvia concepita dal dio Marte. No, questo non è mettere in discussione il sacro. La messa in discussione del sacro avviene nel momento in cui, nel compiere il rito, io violo il rito. Che ci credo o non ci credo, il rito deve essere rispettato. Ecco, quello. Mentre invece poi il processo di analisi critica e
conclusione di un mito, di un rito, interiormente è un processo sacro, perché serve a raggiungere delle conclusioni che possono essere anche matematiche obiettive, come nel caso di chi pratica la tradizione classica. Per cui c'è questo fenomeno. E allora Roma che cos'è? La fondazione dell'ordine sacro, di come deve essere nell'interiorità dell'essere umano, è proiettata poi in questa città ideale che assume una realtà concreta nella città di Roma. Quindi poi Romolo fonda una città dove, l'abbiamo detto più volte, fonda l'asilo, quindi c'è il rispetto di chi, diciamo, nonostante ha delle colpe sulle spalle, decide di impegnarsi per la società, e quindi c'è il perdono di chi decide di impegnarsi. E poi c'è il concetto dell'amor come riflesso di Roma, dove però l'amor è il concetto del diritto che deve giungere tra gli uomini, e quindi comincia tutto un percorso di costruzione del diritto, l'abbiamo visto da tante parti. Io adesso passo un attimo la domanda, la parola a te, Leonardo, perché tu possa fare, insomma, 2 minuti un commento su queste cose che ho detto a chi ci segue da casa, e ritorno tra pochissimo con voi. Grazie, grazie Giuseppe. Io spero che anche la linea regga, perché prima avevo avuto qualche difficoltà. Come ci ha spiegato Giuseppe molto bene, il racconto della fondazione di Roma è in realtà un mito che è ricchissimo di simboli. Appena Giuseppe ritorna, io proverò a stimolarlo su ognuno di questi aspetti, dai minimi ai massimi. Cercheremo un po' di capire quali sono le divinità delle origini, e soprattutto, ad esempio, il ruolo di Marte sarà la prima domanda che gli farò, l'impronta marziale sulla fondazione della città, fino poi anche in realtà ai simboli minimi, da quello della lupa, da quello anche del fiume, e quindi con l'idea dei due gemelli come salvati dalle acque, che spesso è una definizione ricorrente nella misura in cui si intende con questa frase la sottrazione al flusso continuo del divenire. Ma è proprio la nascita, poi vedo che Giuseppe ha messo in evidenza per un attimo un commento, credo ci arriva dalla piattaforma YouTube, il professor Stirati, che ci sollecita sulle nascite divine che appartengono appunto a molti miti sia in Oriente che in Occidente, così come avevo visto prima qualcuno che richiamava il cristianesimo a proposito della nascita divina. Quindi qui Giuseppe, poi esattamente cercheremo un attimo di capire qual è la differenza nell'approccio. Io però suggerirei un attimo di procedere con ordine, quindi partiamo un secondo dalle divinità delle origini, diciamo alle origini anche della fondazione di Roma. Marte è la prima di queste, quindi l'impronta marziale sulla fondazione della nuova città. Sì, molto interessante, perché qui poi andando ad analizzare l'allegoria, cosa abbiamo? Abbiamo Rea Silvia che rappresenta l'anima purificata, il Romolo e il Remo che sono i prodotti intellettivi di quest'anima purificata, che appunto si trovano a dover analizzare la dimensione del sacro di fronte a loro, e quindi poi c'è l'aspetto Romulio che cerca di pescare con fiducia dal sacro, mentre l'aspetto Remio è quello che anche gli aspetti positivi del sacro li mette in discussione. E poi c'è Marte che è lo spirito, acceso il fuoco compare Marte, quindi questo spirito marziale di romanità, dove per marziale dobbiamo intendere dinamico, attivo e forte, e lui ingravida l'anima, quindi l'anima dell'individuo che riesce ad evocare il proprio spirito. Ecco, non è un caso che in tutte le religioni, quando si fa un rito, si accende il fuoco. Il fuoco è una presenza dello spirito divino, in qualsiasi religione, dall'Oriente all'Occidente, in tutto il mondo. Quindi è l'elemento chiave dell'attività rituale, e, oltre che essere stato l'elemento chiave nella vita dell'uomo dalla preistoria ad oggi. Oggigiorno un po' stiamo abbandonando il fuoco,
sempre più a favore di soluzioni alternative, anche il fornello domestico, le lampadine, tutto questo allontana, diciamo, da un rapporto diretto con un elemento della natura ricco di spirito, che però nel rito non può mancare. Quindi un rito senza fiamma, fosse anche solo quella di una candela, è privo di spirito. Quindi Marte è connesso al concetto di spirito, spirito dinamico, spirito di forza. E Marte in Italico, è guerriero perché lo spirito ci consente di lottare nella vita contro le difficoltà, contro le avversità, di lottare per la nostra realizzazione interiore, spirituale. Ed ecco che Marte quindi è rappresentato come guerriero, non è soltanto il dio della guerra e della lotta, ma è prevalentemente il dio della forza, che poi questa forza può essere applicata nella guerra. A Roma nasce il concetto di guerra giusta, cioè il bellum secondo esclusivamente un diritto. Quindi se non esiste un casus belli, cioè una giustificazione valida per una guerra, la guerra non può essere ratificata dal Senato romano. E quindi su questo poi oggigiorno purtroppo poi è diventato uno strumento semplicemente di propaganda il casus belli. Nella Roma di Romolo il casus belli era proprio un discorso di fondo, cioè voler fondare una nuova società che ha un rapporto diverso anche con la guerra. E quindi lì Romolo, siccome poi varie popolazioni vicine erano infastidite dalla nascita di una nuova città perché vedevano qualcosa che gli rubava spazio, fondamentalmente le prime lotte sono per difesa. Il ratto delle Sabine è l'operazione più particolare, no? Dice, rapiamo le Sabine, poi scoppia la guerra con i Sabini, perché giustamente rivogliono le figlie. Lì quell'elemento è interessante perché è come a voler indicare l'aspetto di questa mascolinità romana che necessita comunque di tutto quello che è l'elemento femminile cosmico, quindi in questo caso rappresentato dalle giovani Sabine, e sul quale poi si innesta anche un discorso di pietas, cioè di rispetto reciproco uomo-donna, e quindi lui dice: sì, rapite le Sabine, ma le dovete trattare nel miglior modo possibile. Infatti poi il mito dice: venuti i Sabini, chiesero le figlie indietro, ci fu la battaglia. Poi intervennero le Sabine nel mezzo della battaglia, dicendo ai mariti: non uccidete i nostri padri, e dicendo ai padri: non uccidete i padri dei vostri nipoti. E quindi nasce la pace tra Romolo e Tito Tazio. Dice Plutarco: nella vita di Romolo, fu la più grande operazione politica di Romolo. Ovviamente siamo nel mito, nella mitistoria, non possiamo sapere quanto c'è di storia reale e quanto c'è di mito, però c'è un valore che a noi interessa, il concetto di rispetto della donna. Quindi come voler dire che loro si vogliono sentire questi romani delle origini come dei personaggi che rispetto a quelli delle popolazioni limitrofe offrono un trattamento migliore alle donne. E quindi poi vengono, diciamo, il divorzio già esisteva tra i latini, comunque era una società evoluta quella latina, però loro cominciano a mettere più diritti, più garanzie nel divorzio, per iscritto nelle leggi, quindi la donna che divorziava aveva il diritto di avere indietro tutta la sua dote, il marito non poteva spenderla e quant'altro. Ma cosa interessante registrata dagli antichi è che comunque nessuno per circa 200 e passa anni aveva mai divorziato, perché c'era proprio l'educazione al rispetto reciproco.
e quindi non si innestava l'esigenza di una separazione, una cosa incredibile. Compare la prima il primo divorzio da parte di un uomo che trovava la moglie sterile, dopo anni non riusciva ad avere figli e quindi chiese il divorzio per questo motivo. Questo fu il primo divorzio a Roma con questa motivazioni, ma le leggi comunque esprimevano tutte quante con chiarezza questa libertà, cioè la donna stessa poteva chiedere il divorzio, in altre società questo non esisteva, per cui c'è un processo dei diritti, in molte società lo schiavo nasceva schiavo e moriva schiavo, a Roma c'è il percorso dell'emancipazione dello schiavo, che sì, già in Grecia accade che se una persona reputa lo schiavo meritevole di liberarlo, lo emancipa e lo libera. A Roma diventa quasi un meccanismo automatico. Tu ti prendi lo schiavo, te lo educhi, te lo tieni in casa, a un certo punto dovrà diventare libero. Dovrà riscattare, deve avere la possibilità di riscattare la sua libertà, e, mettendo dei soldi da parte, può andare da solo e comprarsela. E questo implica, come fa uno schiavo a mettere dei soldi da parte? Implica che il padrone parte del lavoro comunque un modo o nell'altro gliela retribuiva, che fosse un pagamento in monete o che fosse un pagamento per iscritto in termini di tempo dedicato e altro, comunque aveva questo pagamento. Lo schiavo che poteva comprare la libertà quindi era già un diritto che altrove non esisteva. E c'era anche un concetto di educare la persona alla libertà, quindi i principi di partenza sono sani, è chiaro che chi vuole fare, chi si sente un riferimento verso la Roma antica deve fare riferimento ai principi sani, in tutto il mondo c'è sempre qualcosa di insano, no? E anche a Roma sicuramente ci sono state delle cose insane, perché poi gli esseri umani si vivono in un luogo, ma non tutti coltivano sempre la salubrità comportamentale. Lì però, diciamo, i casi sono tanti, gli esempi etici sono molteplici e quindi per noi fare riferimento a queste cose non è sbagliato, anzi fare riferimento agli elementi sani dell'etica romana è qualcosa di importante. Ecco, questa etica divide l'uomo in due condizioni, c'è l'homo che è considerato fatto di humus e il vir che è considerato fatto di vis. La vis è la forza interiore, il mars è una divinità che incarna, che è forza, quindi è vis. In mars c'è la vis, c'è la forza, per cui avendo il romano questo suo percorso di realizzazione a diventare da homo vir, Marte è attribuito come padre di Romolo, il Romolo che poi si divinizza, quindi questo nostro aspetto che deve raggiungere alla realizzazione anche del nostro genio, del nostro nome, e quindi avere una parte spirituale nostra che arriva a un punto tale di presa di coscienza che consente di poter non solo vivere bene ma anche essere preparati a quello che sarà la morte e la nuova rinascita dopo la morte, la nuova vita dopo la morte. E qui ritorno un attimo al concetto di morte come passaggio nel mondo antico, no? Le stesse iniziazioni spesso erano definite delle morti in vita, cioè dei passaggi. Il bambino che nasce è considerato un essere che vive nel ventre materno, la vita materna nel ventre termina, quindi si muore da quella vita per nascere alla vita attuale. Quindi questo concetto del passaggio, tipico poi delle società antiche che hanno sempre le iniziazioni e quant'altro, che ritorna, è il Marte che rappresenta questo. Ma attenzione che Enea è figlio di Venere. E quindi qui ritorna... Io ti ho chiesto adesso, Giuseppe, proprio questo, Marte e Venere. Quindi, quindi ritorna questo rapporto Marte-Venere, di Romolo, i Romani e le Sabine, questa necessità dell'aspetto della forza interiore che comunque necessita della bella forma femminile. Cosa significa?
Venere è dea della bellezza e dea dell'attrazione. A Roma è considerata essere la dea della venia, cioè la venia è il potere attrattivo. E nei riti romani ci sono degli elementi che vengono considerati ricchi di venia, cioè utili ad attrarre gli dei. Senza quegli elementi il rito è quasi inutile, non dà risultato. Ma allo stesso tempo lo spirito dell'uomo, per ottenere, c'ho il gatto che mi cammina dappertutto, lo spirito dell'uomo per ottenere un ottimo risultato, non deve essere solo lavorato in senso marziale, ma deve essere lavorato anche sugli aspetti della bellezza attrattiva, quindi il buon parlare, il sapersi porre, il controllo delle emozioni, l'equilibrio. E emerge dal mito romano delle fondazioni, che l'uomo romano deve puntare all'equilibrio. Può sembrare assurdo per la visione che noi oggigiorno abbiamo della romanità, perché abbiamo la nostra visione da uomini moderni, dove pensiamo che i romani si dedicavano esclusivamente alla guerra, perché lo storico principale a noi giunto è Tito Livio, che parla tantissimo delle guerre, però Tito Livio parla di centinaia di anni. Se noi guardiamo gli ultimi 500 anni della storia d'Italia, penso che abbiamo avuto più guerre noi che noi gli antichi romani in 500 anni. E fra 1000 anni come ci dovrebbero definire una società guerrafondaia? Non penso che lo siamo. Tutt'oggi l'Italia è una repubblica che ripudia la guerra, ma è coinvolta in numerose guerre. Mandiamo queste famose missioni di pace, le chiamiamo così. Gli antichi erano meno ipocriti e dicevano guerra. Ecco. Quindi, fondamentalmente la guerra è qualcosa che appartiene alle società umane, no? Nonostante ciò, i romani cercavano di nobilitare pure questo, non erano come noi oggi tendiamo a leggerli, perché se guardiamo noi oggi e cerchiamo di rileggere noi oggi per come siamo, ci rendiamo conto che non siamo tanto diversi, anzi, probabilmente siamo peggio come società moderna rispetto ad una società romana. E lì invece i valori sani ci sono. Anche l'aspetto venereo è un aspetto anche poi di, come dire, di perdono, nel senso la Venere che distribuisce questa venia all'orante e quindi gli dà la possibilità di ottenere quello che richiede con la preghiera. Le Sabine, queste, diciamo, novelle veneri rapite dai romani che si buttano nella mischia per frenare la guerra. Spesso nel mito antico Venere è rappresentata spogliare Marte delle sue armi, quindi disarmare il Marte. E allora questo equilibrio, c'è la guerra nelle società, ma si cerca di coltivare anche l'aspetto venereo come principio trascendentale per cercare di ammorbidire questo fattore. Purtroppo, quando si arriva poi nella tarda antichità, nella perdita anche di questi concetti, anche la stessa guerra comincia ad acquisire dei valori differenti, si continua a conservare comunque il casus belli a livello culturale, quindi in un modo o nell'altro. E a volte, se noi studiamo le invasioni barbariche, gli stessi barbari sono meravigliati dei romani perché hanno imparato da loro un livello di etica della guerra e non lo ritrovano nei romani del tardo impero che oramai si sono convertiti a una nuova visione della vita e del mondo. E quindi sono gli stessi romani che avevano creato un ordine che tutti rispettavano, al punto tale che ci sono state intere nazioni, come quella di Pergamo, che sono state date dai loro sovrani in eredità al popolo romano, perché la Repubblica Romana le potesse gestire in modo migliore, perché avevano capito che il livello di diritto che c'era a Roma era irraggiungibile, si faceva prima ad aderire a Roma che non a cercare di imitarla. Però, ecco, poi l'interpretazione che noi da moderni abbiamo è sempre alterata, invece bisogna andare a scavare in fondo, anche se scaviamo il mito, troviamo degli elementi, dei fattori etici talmente alti e profondi che allora comincia ad avere un senso
una diversa interpretazione del mondo romano e comincia ad essere più organica, più equilibrata, più sensata, perché sennò sembrerebbe, interpretata da moderni, sembrerebbe veramente una follia di un popolo che dice voglio conquistare il mondo. E che senso ha questa conquista del mondo? Nel frattempo vai a scrivere un Cicerone, ti scrive la Repubblica con dei riferimenti altissimi, o nel frattempo Cincinnato pensa a coltivare l'orticello ed è un dittatore romano, e come finisce la battaglia? Poteva stare ancora altri 5 mesi in carica come dittatore, padrone della città, pensare di conquistare ancora terre, partecipare a questa conquista del mondo. Lui invece dice no, io me ne torno a casa e mi coltivo la terra. Sono numerosi i personaggi romani che hanno fatto questo. Allora non possiamo dire che Roma era una società guerrafondaia. Roma era una società dove il Marte romano non è solo il dio della guerra, ma essendo dio della forza, è la forza che viene utilizzata nel coltivare i campi, nel curare l'armento, le pecore, le mucche, le cose, e nel fare la guerra. Guerra che però poteva essere fatta per difendersi o per difendere qualcuno che subiva un sopruso. Quando voi studiate la storia romana, la prima domanda che fanno i romani, le delegazioni romane, quando vengono coinvolte in una guerra perché venivano chiamati, aiutateci, abbiamo questo problema, si presentavano e dicevano, scusate, secondo il diritto di quale popolo sta accadendo tutto questo? Se gli rispondevano degnamente, dicevano, va bene, avete i vostri diritti, torniamo a casa. Ma se dicevano, secondo il diritto del più forte, allora intervenivano, perché era proprio il loro interesse abbattere la legge del più forte a favore di un nuovo mondo pieno di diritto. Capito? E quindi il Marte che si arricchisce della Venere, perché quel concetto marziale acquisisce una bella forma che attrae le persone e le attraeva e ancora oggi le attrae. Tante persone magari non si sanno spiegare perché sono attratte dalla romanità, ma se la vanno a studiare fino in fondo scoprono che lì dentro ci sono dei valori etici che loro al 100% condivideranno, se no non avrebbero questa attrazione. Grazie Giuseppe, io spero che il mio audio si senta perché mi è stato, come dire, notificato che forse si sente un po' basso, spero comunque che riusciate a sentirmi, perché io a questo punto chiuderei questa parte legata alle divinità con un ultimo passaggio, perché in questa storia si introducono altre due figure, Mercurio e Lara, quindi volevo chiederti il significato all'interno di questo racconto che stiamo svolgendo stasera. Sì, abbiamo nello specchio di Bolsena, in uno dei tanti specchi trovati a Bolsena, c'è esposto anche al, mi pare che sia esposto a Valle Giulia, al museo, insomma, di Valle Giulia, che è un museo di etruscologia e antichità italiche, c'è questo bellissimo specchio di bronzo con inciso una scena del Lupercale, ossia ci sta Faustolo che vede un lupo tenuto lontano dalla lupa mentre allatta i bambini, quindi il fauno che viene tenuto lontano dall'atto della nascita, e il fauno rappresenta, era un dio oracolare, ma era il dio del mondo selvaggio, no? Invece c'è la lupa che appunto cura questi due bambini, dei quali Romolo sarà il fondatore di una nuova civiltà. E poi loro sono sotto questo fico, dove interviene questo dio Picus, in forma di picchio, che picchietta i fichi per far cadere nutrimento ai bimbi, e poi vedrete il dio Mercurio sdraiato insieme alla ninfa Lara. Mercurio e Lara sono i genitori dei Lari. Lara era una ninfa chiacchierona che viene punita da Giove perché svelò il suo piano di tentare di concupire Giuturna. Giunone lo venne a sapere, punì Giove, e Giove punì Lara per aver violato questa cosa strappandole la lingua. Il significato del mito è che bisogna sempre coltivare il silenzio nella spiritualità per non destare oltremodo neanche gelosie, ma per non perdere neppure la verità che si sta per conquistare. E Mercurio è anche rappresentato come un dio del silenzio. Se noi pensiamo a tutto quello che è stato l'ermetismo antico
ma anche poi l'ermetismo rinascimentale dell'epoca moderna, ritorna spesso la rappresentazione di Mercurio che fa il segno del silenzio. Quindi Mercurio come dio del silenzio, accanto all'Ara, ninfa del silenzio anch'ella, della quale Mercurio si innamora mentre la conduce negli inferi sottoterra. Gli inferi, ne abbiamo parlato un po' nella puntata sull'aldilà, sullo Stige per gli antichi, rappresentano sia ciò che portiamo dentro, infero, sia ciò che è intrinseco nel varcare la soglia del mondo, quindi nel ritornare al di là del mondo, in quelle che sono le dimensioni dello spazio, del cosmo, delle stelle dove risiedono le anime. E questo passaggio degli inferi, quindi è importante perché significa che per i romani nel silenzio si scopre la verità che ci portiamo dentro. Quindi è una pratica il silenzio, una pratica. Pensiamo a Pitagora che obbligava anche i suoi discepoli a 3, a volte 5 anni di silenzio prima di poter accedere al livello di matematici. È una regola antichissima coltivata nei più importanti templi dall'Egitto fino a Delfi stessa. I riti antichi si fondano sul silenzio. Durante il rito c'è solo la parola del sacerdote o dei sacerdoti e tutto il popolo in silenzio è presente, assiste al rito e nel silenzio cerca in se stesso la verità che si sta simbolicamente manifestando nel rito. Quindi uno strumento fondamentale. Quando Mercurio si innamora di Lara, nascono due bimbi che sono ilari, questi due gemelli, i quali sono attratti dai profumi del buon cibo, vengono nelle case dei romani e portano prosperità. In tutte le case dei romani ci sono dei larari, cioè dei tempietti dedicati a queste figure, ilari, e c'è un culto che si sviluppa tutto quanto attorno ai lari. Tutt'oggi noi in Pietas, il primo livello iniziatico che diamo, cioè i primi insegnamenti che diamo per iniziare il percorso spirituale romano, fatto per bene in maniera seria, è l'approccio al culto dei Lari, perché in tutte le case romane si onoravano i Lari, i bambini, tutti quanti imparavano il culto dei Lari, poi veniva il culto degli dèi. Quindi i Lari intesi come tutori anche della famiglia, insieme a Vesta, questa dea del fuoco, e quindi poi Marte, Venere, tutti gli altri diventano i penati, gli dèi venerati in casa, venerati nel Penus, che è la dispensa, quindi Opi, Saturno, insomma, ne abbiamo parlato anche nelle vecchie puntate che invito ad andare a riguardare, e qui ritornano dunque due figure legate al silenzio, e dobbiamo quindi dedurre con facilità che se i romani scrivevano poco dei loro riti, perché scrivevano poco, non esistono dei commentari ai riti romani, e spesso troviamo in vari conventi agli usi religiosi rituali dei romani. Spesso troviamo, ci sono questi sacerdoti, per esempio gli auguri, cari un fulmine, vanno, interpretano secondo gli insegnamenti segreti del loro collegio, oppure i pontefici che hanno i loro segreti. Numa Pompilio scrive i libri pontificali pieni di segreti. Il nome di Roma è segreto, il nome tutelare di Roma è segreto, tutto un segreto. E grazie che questi veneravano i figli delle due divinità del silenzio, Mercurio e Lara. Quindi il silenzio è qualcosa di molto presente nel culto romano, non dimentichiamolo, e ciò ci fa capire che quando ci approcciamo all'interpretazione del mondo e del mito romano e del rito romano, dobbiamo approcciarci con silenzio, con umiltà e non avere la presunzione di poter trovare sui libri, perché anche se noi leggessimo migliaia di libri, non troveremo lì la realtà interpretativa del culto e della forma mentis romana, la troveremo nel migliore dei libri, in noi stessi e nella natura, non altrove.
Giuseppe, io chiuderei questa carrellata con Apollo, di cui c'era un altare dove poi sarà costruito un tempio. Questo è un altro passaggio chiave. Sì, perché in effetti Romolo fonda la città sul Palatino, il mito ci racconta tramite l'Eneide che sul Palatino precedentemente c'era il re Pallante con la città di Pallante e c'era questo altare dedicato ad Apollo, dove poi a posteriori, diciamo, i due altari raccontati dalla tradizione presenti già prima di Romolo sarebbero l'altare alla Vittoria Vergine e l'altare ad Apollo. Sappiamo che sono i due altari più antichi del Palatino. Su quello di Apollo, poi Augusto costruirà il Tempio di Apollo. Quindi, nel momento in cui Augusto rifonda Roma, perché comunque noi lo chiamiamo impero, lui lo chiamava Repubblica, Augusto quando è triumviro insieme agli altri due, loro sono triumviri, rei pubblici e costituendo, cioè i tre uomini a cui è stato dato il compito di ricostruire la Repubblica. E quindi Augusto dice: bene, ho ricostruito la Repubblica, c'è un uomo super partes che è il princeps, cioè il primo tra i cittadini, in pratica. C'è un uomo super partes che è il princeps, nel suo caso è un princeps che è divenuto Augustus, cioè gli viene riconosciuto un aug, la stessa radice di augure, no? Dal verbo, è la stessa radice del verbo augere, accrescere, quindi Augustus è come per dire accresciuto, di cosa? Di poteri interiori. Infatti Augusto è pontefice massimo, questi suoi poteri interiori poi lo pongono nella condizione anche che gli vengano riconosciuti dei poteri politici, perché essendo un uomo che ha in teoria raggiunto questo accrescimento spirituale, può gestire senza interesse, cioè in maniera disinteressata, la cosa pubblica. E lui vuole dare il segno di voler ricostruire Roma sui principi originali di Roma, quindi la sua casa è accanto al Tempio di Apollo che viene costruito sul primo altare di Apollo del Palatino, precedente alla fondazione di Roma stessa, ve lo ricordo, e sopra la casa di Romolo, perché degli scavi condotti dall'Università della Sapienza sul Palatino si è individuato che c'era un'area seminterrata, ipogea, sotto la casa di Augusto, che si accedeva da un ambiente, c'era un passaggio per andare sottoterra, e quindi c'era la memoria di un luogo antico. Dagli scavi è stata individuata poi come capanna di Romolo. Quindi c'era coscienza che lì era la capanna di Romolo, e Augusto proprio dice: io rifondo Roma secondo i principi di Romolo e voglio ingrandire questa energia apollinea delle origini, perché Romolo decide di fondare sul Palatino dove c'è l'altare di Apollo, e quindi Augusto sceglie Apollo come tutore della Repubblica da lui rifondata, che noi moderni chiamiamo impero. In realtà poi la storia dell'impero romano è molto complessa perché all'inizio c'è il principato, cioè questa repubblica dove c'è un principe che ha dei poteri maggiori rispetto agli altri, per poi purtroppo decadere più avanti nel dominato, cioè una repubblica che non è più retta da un principe dove è un primo tra tutti, ma da un dominus che è un signore assoluto che decide sulla vita di tutti. E quindi poi quello. Il dominato, diciamo che è il preludio a tutto il Medioevo, dove ci sono i sovrani assoluti, che fondamentalmente terminerà solamente dopo la condanna di Luigi XIV, perché fino ad allora purtroppo i sovrani avevano dei poteri assoluti su chiunque, e quindi cambia il modo di pensare. Con Augusto invece ancora esiste il concetto di cittadino, il concetto di diritti. Ed essendo Apollo il dio della coscienza, ingrandire dall'altare di Apollo a tempio di Apollo significa ampliare la coscienza dei romani, che lui vedeva come se avessero perso coscienza e quindi erano nate le guerre civili e si era caduti nel caos, e per riportare l'ordine lui si affida ad Apollo come divinità della coscienza. Bene, Giuseppe, a questo punto io ti solleciterei su un paio di simboli anche. Il primo è quello della lupa, perché il lupo è un elemento che ricorre
in valenza a volte negativa, altre volte all'opposto invece positiva, in tantissimi miti di moltissimi popoli differenti. In questo caso, che lettura possiamo dare? Chiaramente, come in tutte le cose, c'è sempre un aspetto agato-demonico e uno caco-demonico, cioè un aspetto dell'energia che viene innalzato alla spiritualità e un aspetto dell'energia che invece porta nella bassezza animale terrigena, animalesca terrigena, che diventa deleterio. Quindi la lupa come nutrice che allatta Romolo e Remo è un elemento spirituale molto alto, che rappresenta l'energia di una collettività spirituale. Quindi, per esempio, una qualunque comunità, che sia una comunità di 30 indigeni nel villaggio sperduto del Sud America, o che sia una comunità di 500.000 abitanti di Roma, ma una comunità spirituale che accoglie un nuovo elemento nella comunità, il nuovo elemento viene nutrito da questa comunità spirituale, perché riceve insegnamenti, riceve parole, riceve indicazioni. Quindi la lupa come nutrice iniziale. Il lupo è un po' invece il simbolo opposto. Vedi quando si dice il lupo cattivo, nelle favole ritorna il lupo cattivo, e la lupa, infatti, nello specchio di Bolsena tiene lontano il lupo, simbolo del fauno. Poi noi da Varrone sappiamo benissimo del rito che si faceva dopo che nascevano i bambini di cacciata del lupo, cioè questo rito per far sì che il fauno, il lupo, non entrasse in casa, e se era entrato in casa attratto dall'odore del sangue e del parto, veniva scacciato con questo rito, dove si evocavano il dio Picumno, il dio Pilumno e il dio Stercutus, per allontanare queste negatività e quindi evitare che poi la puerpera venisse presa da depressioni postpartum, quel bambino facesse incubi e sognasse i lupi e quant'altro. Quindi questa è la condizione di fondo, diciamo, e lì succede questa distinzione, ecco, è lì sul lupo che bisogna distinguere tra l'aspetto buono e l'aspetto negativo. L'aspetto agato-demonico del lupo si manifesta nell'Apollo Liceo, portatore di luce, allo stesso tempo che scaccia il lupo cattivo. E un altro aspetto del lupo è anche il Marte. A volte le legioni romane potevano portare con sé un lupo che veniva considerato un animale che poteva incarnare in sé la divinità. Quindi poi, sapete, quando anche noi diciamo distinzione tra aspetto sacrale, spirituale e aspetto animalesco, per aspetto animalesco non intendiamo l'aspetto animale, perché un animale può essere anche l'incarnazione di una divinità, e veniva trattato con tutto il rispetto divino, dall'Egitto fino in Grecia fino a Roma. Ma per animalesco si intende l'animale guidato dagli istinti bassi, che quindi diciamo fa quelle cose che fanno gli animali feroci in natura, no? Mentre invece nel momento in cui una divinità entra in lui, esce la parte sublimata di questa connessione quasi zoomorfa della divinità, quindi il dio che entra nel lupo, e allora il lupo è il suo animale totemico, quando vuole ci entra, quando vuole ci esce. E quindi per i romani portare il lupo con sé durante la guerra era un portare il Marte con sé. Giuseppe, un altro punto invece è legato alla sfera del numero, forse ne hai già fatto cenno perché io nella parte iniziale avevo perso il collegamento per qualche minuto, però ecco, sul numero degli uccelli che Romolo vede in cielo, 12, questo non è un numero casuale, 12 è un numero che ricorre... È anche un numero solare. È un numero solare, ecco, quindi io ti volevo sollecitare un attimo su questo, insomma penso che anche i nostri ascoltatori anche qui, questo numero avranno una certa confidenza, le 12 fatiche di Ercole, le 12 tappe di Gilgamesh, i 12 dei dell'Olimpo, insomma, fino a tempi più recenti con i 12 cavalieri intorno alla tavola rotonda, insomma il 12 è un numero sempre ricorrente. Sì, perché poi il 12 è solare, del resto l'anno viene suddiviso appositamente in 12 mesi. Il 12 di Romolo, appunto Romolo vuole fondare sul Palatino, e quindi là dove c'è un altare dedicato ad Apollo nume solare, quindi ritorna la solarità nel concetto di Romolo,
Del resto Roma è stata ed è ancora oggi una città solare perché attira proprio ed emana qualcosa dalla sua interiorità intrinseca. E quando ritorna poi, per esempio, Mitra con i 12 discepoli, anche quello di Mitra è un culto solare. Apollo guida la quadriga, che sono i quattro cavalli che rappresentano le quattro stagioni, ognuna formata di 3 mesi, quindi sempre lì il 4 per 3 dà il 12, ma anche la suddivisione delle note di Pitagora, c'è il 7 che è il numero di Apollo, le 7 note più i 5 semitoni, che in totale dà sempre 12, quindi ovunque c'è manifestazione solare di equilibrio c'è sempre il 12. Le 12 Benissimo, fatiche di benissimo. Ercole poi rappresentano pure l'affrontare le 12 fatiche che affronta lo stesso Sole. Anche Mitra ha 12 prove, se non sbaglio, che affronta, e quindi poi le costellazioni prendono i nomi dalle prove degli antichi, no? L'Ariete perché bisognava conquistare l'Ariete, il Toro perché c'era il Minotauro che doveva ammazzare il Minotauro, che era il figlio del Toro che era stato preso dalle acque inviato da Nettuno, e la moglie del re di Creta si era innamorata di questo toro perché il marito aveva fatto un'impietà che aveva promesso di donare una cosa a Nettuno e poi si era tenuta, non gliel'ha donata. E sono tutti dei simboli. Poi il toro è anche di Venere, e poi anche il Giove che si trasforma in toro per amare Europa. Sono tutte allegorie di energie, di forze, di condizioni anche interiori dell'essere umano. E per cui affrontare le 12 fatiche di Ercole significa anche affrontare 12 condizioni interiori e trasformarle tutte in meno. Questo ci rende eroi, cioè che abbiamo in noi l'eros pure, la radice eros è la medesima, e questo amor puro ci consente l'ascesa all'Olimpo, dice il mito, cioè una realizzazione interiore che mette in equilibrio gli dèi della natura, del cosmo, con gli dèi che possiamo avere dentro. Benissimo, Giuseppe, noi abbiamo superato l'ora e quindi siamo arrivati in conclusione della nostra puntata, della nostra conversazione. Io ho visto che le sollecitazioni che ci sono venute dal pubblico erano appunto legate al tema della nascita e della gravidanza per volere divino. Questo, diciamo, anche attraverso la comparazione con altri miti, è stato forse uno, diciamo, degli argomenti che hanno più sollecitato il nostro pubblico. Io non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo e poi ti chiederei di darci, come sempre, qualche consiglio per la lettura. Allora, io dalle cose che ha scritto la gente che ci segue, ho notato che c'è una bella presa di coscienza, cioè ognuno, questo mi piace molto, partecipa dicendo qualcosa che sa. Per esempio, Madia Ferretti sottolinea le qualità del lupo, no? E effettivamente anche questo, se noi dobbiamo parlare di analogie, individuare quell'animale che è stato scelto come simbolo, che comportamento ha. E effettivamente lì c'è un consiglio da parte degli antichi, e anche un modo per individuare come certi comportamenti appartengono a una specifica sfera divina, e quindi ritornano. Per cui, certo, è bellissimo il lupo come simbolo. A questo punto, diciamo, siamo arrivati a quelli che sono i nostri suggerimenti letterari, e io suggerisco questo libro, La nascita di Roma, Dei, Lari, Eroi e Uomini all'alba di una civiltà, scritto dall'archeologo Andrea Carandini. È un libro eccezionale, soprattutto per chi magari ha veramente tanta voglia di conoscere gli aspetti tipici della tradizione romana italica. E scoprirete in questo libro che ci sono degli aspetti della cultura romana che appartengono solo a Roma e all'Italia. Non possiamo definirli indoeuropei, di influenza egizia, no, compaiono solo qui in Italia. Quindi i gemelli che fondano la città, che uno uccide l'altro, sono elementi che ritornano, no? Il dio Picus, no? Certo, legato anche poi alle primavere italiche,
quando ogni 18 anni si partiva per andare a fondare una nuova città e si offriva una nuova generazione di diciottenni, e dovevano seguire il picchio. Dove il picchio picchiava nell'albero, faceva la sua tana, quello veniva scelto come luogo per fondare la nuova colonia. Quindi qui troverete veramente tanti aspetti interessanti. Per chi invece non vuole leggere un enorme librone, perché ha poco tempo o altro, ecco, qui c'è un libricino più sottile, maneggevole, molto comodo, che è veramente ben fatto nelle fonti, nelle ricostruzioni anche dei paesaggi della Roma arcaica nel momento della nascita, che è Andrea Carandini, Roma, il primo giorno. Una sorta di monografia su ciò che ha compiuto Romolo il primo giorno della fondazione della città. Sicuramente per chi si vuole regalare un testo di approfondimento sulla fondazione di Roma, sia l'uno che l'altro vanno bene. Benissimo, allora arrivati a questo punto a me non resta che ringraziare Giuseppe per la sua esposizione e per i consigli di lettura che ci ha dato. Grazie Giuseppe. Grazie a te, grazie a tutti gli amici e soci che ci seguono da casa. E soprattutto, appunto, grazie a tutti voi per averci seguito questa sera. Io come sempre vi do appuntamento a giovedì prossimo intorno alle 21:15 sul canale Maestro, piattaforma YouTube o sulla pagina Facebook dell'associazione Pietas. Buona serata a tutti e grazie. Buona serata, ciao a tutti e grazie ancora.